Signore e signori, siamo qua con lo studente anonimo, da un corso di mezza giornata e passo la parola allo studente anonimo. Ciao a tutti, condivido con voi quello che è stata la mezza giornata, dalle 2 fino adesso, sono le 8 qualcosa. Abbiamo fatto queste 6 ore con Luca. Abbiamo fatto un'oretta iniziale Prima dove di tutto abbiamo io direi a provato a... tutti, sai, io prima di tutto direi perché hai deciso di fare un corso, Ah, tuo ok. punto di partenza, situazione Allora, iniziale. io partivo da una situazione dove avevo il coraggio di approcciare, ma lo facevo in modalità abbastanza scalibrata, molto scalibrata, e i risultati che arrivavano non dipendevano dalle mie azioni, cioè arrivavano solo quando la ragazza era molto disponibile, quindi non arrivavano per mia competenza. E allora ho deciso un po' di affidarmi anche a Luca. E praticamente abbiamo fatto questa giornata dove la prima ora abbiamo lavorato su sviscerare le vecchie credenze limitanti, le vecchie paure, e man mano siamo andati a fare degli esercizi. Non so se si può dire quello. Sì, esercizi di conversazione, di Ok, quindi improvvisazione. improvvisazione di 1 minuto con una parola e esercizi di creare delle frasi. Proprio per andare a sviluppare quella parte, diciamo, di rapport post-approccio, perché il mio problema principale era, i miei due problemi principali, era uno, il fatto che facevo l'approccio bene, male, la ragazza magari rimaneva lì, però dopo non sapevo cosa dire. C'erano quegli sguardi un po' imbarazzanti, ci si guarda negli occhi, e poi io, la ragazza se ne andava, ma per il fatto che io non sapevo gestire questa parte qua che dice anche Luca, di rimanevo fermo davanti all'approccio, appena dopo l'approccio. Dopo questi esercizi, all'inizio alcuni sono andati bene, alcuni sono andati male e ci salta fuori un instant date. Chi non sa cos'è E, instant date, cos'è un ok, esatto, instant per chi non lo sa, significa quando hai fermato la ragazza, vedi che è attratta, ho fatto 10 minuti di conversazione, gli ho proposto l'instant date, inizialmente la ragazza si è un po' girata col linguaggio del corpo. Ho continuato a parlarci, come ci ha detto Luca, e piano piano gli ho detto, poi adesso Luca, come insegna lui, facciamo tre. date. No, ma non spiegarlo l'invito, se No, vuoi no, spiegare l'invito, quello. non spiegarlo. Sì, era per. No, C'è una abbiamo. struttura Esatto, gli nell'invito. abbiamo fatto con quel metodo lì, abbiamo spiegato come andare, e poi abbiamo scelto una location dove c'eravamo già stati, in modo da essere un po' in comfort. E siamo andati a questo approccio, a questo appuntamento, durato circa 40 minuti. È Sì. andato discretamente bene all'inizio, ho preso il numero, poi ho fatto un po' di cagate io. Un altro molto mio limite era il fatto che quando le ragazze inizialmente ti testano molto, e noi dobbiamo vedere come cosa positiva il fatto che una ragazza ti testa, in quanto se ti testa è perché un minimo di attrazione c'è. Sta a noi farlo un po' evolvere. Cioè, vai dalla ragazza, la ragazza ti dice che è fidanzata subito sul momento per vedere la tua reazione. È logico che io reagivo molto male al sono fidanzata. Ah, ok, magari gli dicevo, non sono geloso, le solite frasettine che dicono tutti. Che sono sbagliate, precisiamo. Esatto, e quindi ovviamente il risultato è sempre lo stesso. Poi quando ho capito che è meglio rimanere imperturbabile, che per chi non lo sapesse è rimanere fermo cioè far credere alla ragazza, o meglio, dimostrare alla ragazza che a te non importa tanto questa cosa, non gli dai tanto peso. Se vuoi dire qualcosa, Luca? No, io non voglio dire niente. Ah, ok. Di non dargli tanto peso a questa cosa. E poi magari la ragazza alla fine mai te lo dice e dice: ah no, però in realtà è un mio amico. Cioè, bisogna anche capire se sono fidanzata è perché lo è realmente e perché ha un altro valore della fedeltà, che non so quante ragazze hanno questo No, valore. ma tanto non dilunghiamoci su questo Ah, argomento. ok. Poi dopo hai rincontrato delle ragazze lì in giro Le che... rincontravi in giro e loro erano in giro tranquille e si vedeva che non erano di fretta per il ragazzo. Quindi quel sono fidanzata era in realtà un rifiuto, era un vattene perché tanto per vedere comunque come reagivo io. Oppure perché si approccia male. Esatto.